E salve a tutti, bentornati, si spera, bentornati su Go Italia, andiamo, continuiamo con per gli amici di YouTube, siamo su TikTok in questo momento, per gli amici di YouTube siamo arrivati al sesto episodio, dovrebbe essere il sesto episodio, ok, ma chi se ne frega quale episodio è, comunque troverete tutta la playlist su YouTube, comunque al di là dell'episodio, noi... abbiamo ancora questa missione sospeso per suo diletto, dobbiamo trovare il modo di aprire la porta del vulcano, ragazzi non vi posso fare riassunto perché qua, a parte che questo diciamo è dopo l'endgame e della DLC di Horizon Forbidden West, fa l'altro, purtroppo una brutta notizia per i possessori di PS4, non è possibile giocarlo su PS4, quindi dovete per forza possedere una PS5 e dovete aver concluso, si spera in maniera positiva, l'avventura. Ok. Grazie Sergio. Fan di Kendall. Ok, che ci fai qua? Sei fan di Kendall, che ci fai qua? Va bene. Sergio fan di Kendall, va bene, ok, tutto bene, sei sempre tu. Ma Kendall era offline e quindi fan di Kendall che mi dà il follow è tanta roba comunque, averceli i numeri di Kendall. Con un cappello, credo che rendere più umane le cose aiutasse con le vendite. Tattica interessante. Anzi, andiamo dritto per dritto alla missione. Fra l'altro questa è una missione che dovevamo aver finito nella live precedente, però ho interrotto, insomma mi sono fatto uno spuntino. Go Italia purtroppo, anche Go Italia purtroppo deve mangiare. Abbiate pazienza. Sembra un collo lungo. Non è un collo lungo. Spero fosse altrettanto pacifico. Non mi ricordo il nome di sto dinosauro, però insomma era, mi sembra però più erbivoro. Non so neanche parlare. Ok. Andiamo verso la mission. Io nelle cutscene toglierò la cam, anche se non è molto invasiva. Toglierò la camera e comunque. Su, apriamo quella porta. Sai che il cappello dà fastidio? Ok, stavo dicendo qual è il codice, perché io ho la memoria veramente di un pesce rosso e quindi capite che questo è grave. Bene, qui dentro dovremmo poter aprire la porta del vulcano. Perfetto, ti seguo. Sicuro che mi segui? Ti conviene? Questo cos'è? Ok. Tecnologia Zenith. Un dispositivo di archiviazione. Per questo bisogna salvare molto spesso. Per cosa? Vediamo che mi dice il focus. Sì, prego. Mi avete assistito a uno dei classici problemi che di solito la gente rimane bloccata su internet. Perché se non salvi molto, scrivi sempre lo stesso, ovviamente lì ti blocchi. Però non è detto che riusciamo a sbloccare. Sicuramente sarà qua. Adesso è andata avanti. Adesso facciamo esame al recipiente. Uno strano fluido. Oh, che odore. Lo sento da qui. Come un alcolico ma più concentrato. Un conservante forse. Ok, abbiamo un'altra cosa qui. Provette. Per un esperimento? O per conservare campioni? Stando a questa nota, questi sono capelli di Quen. Ci sono anche delle unghie. Ah, che schifo! Che hai scoperto? Ok ragazzi, abbiamo sbloccato. Vittoria. Conservare DNA Quen. DNA.
Mettiamola così, contiene l'essenza fisica di una persona. Ti manderò dati più precisi. Va bene, è andata. Procediamo. Cioè, non ha fatto manco rumore? Vabbè. A posto, abbiamo sbloccato il DLC, mamma mia. Questo se ti levi ci penso io, credo di aver capito. No, non posso sganciare il rampino. Va bene, non ho capito. Ok, però c'è qualcosa di qua. E infatti io sapevo che c'era qualche cosa da sbloccare col rampino. Apri di sedano, vai. No, ok. Sì, forse sì. No, vediamo un attimo. No, credo che fosse tutto. Ok, a posto, non c'è nient'altro di qua. Bene. Vai in faccione. Grande. Che sedia inquietante. Quella console potrebbe servirmi. Ho trovato una rete, ma non posso accedere. Forse basta fare un ripristino forzato per accedere. Questo è ancora chiuso. Facciamo sta cosa. No, è saltata. Servirà una nuova batteria. Mm-hmm. L'armeria. Una volta era un ricovero per i mocciosi che smarrivano le loro mamme nel parco. È giusto quindi che venga usata per la mia gestazione, per riempire i Gwen di aghi e costringerli a prendere la loro medicina. Vai. Ok. Dobbiamo ricaricarla? Quindi ci serve una fonte di ricarica? Credo. Deve stare da queste parti. Con soldati. No. Che sia qui sopra? No. Ovviamente no. L'armeria. Basta, ce l'hai detto una volta. Beh, poggiamola delicatamente. Poggiamola delicatamente per terra. Dobbiamo ricaricare sta maledetta. Non so dove. Però c'è, abbiamo qualcosa di qua, quindi ok. Di qua non ci siamo stati ancora.
Esploriamo, benissimo. Rompiamo qui. Vai. Bene. Ok, abbiamo aperto un passaggio. Queste sembrano celle per imprigionare i Quen. I server sono ancora attivi. L'armeria. Ancora. Una volta era un... La voce è fastidiosa, peggio della mia. Allora, questo qua adesso si può sbloccare, credo. Esatto. Bravissimo. Bene, ecco una batteria. Alleluia. Vai. Ok, vai. Questa dovrebbe essere libera, no? Ha fatto tutto lo devo fare. Tutto a posto laggiù? Più o meno, più o meno. Ho scoperto come accedere ai sistemi della struttura. Ora devo solo ridare corrente. Bene. Non prendere la scossa. Ci proviamo. Ci manca solo questo. Vai. Perfetto. Batteria sistemata. Posso riavviare la console. Vai, tira la leva. Bene, è alimentata. Spero abbia ripristinato la rete. Ehi, la porta si è aperta. Ti raggiungo subito. La mela è una mela, è una mela, è una mela. Rispondi. Che cos'è? Rispondi, rispondi. L'uccello è un sesso, è un sesso. Rispondi, rispondi, rispondi. Il triangolo oh. È quadrato. Dai, abbiamo questa cosa. Rispondi. Rispondi, cocco. Non ci capisco niente. Manco io. Non in due. Non vuole che i Quen pensino con la propria testa. Temo che sia questo il PSR. Antenati. Li sta indottrinando. Rispondere, 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 obbedire. Ma che pezzo di merda. Sì, possiamo dirlo. Dobbiamo fermarlo. Sì, sì. Sono d'accordo. Aloy, la donna che ha eliminato gli altri membri di Far Zenith. È un bene che tu abbia resettato il sistema. Davvero? Sì. Mi ha permesso di aggirare diverse restrizioni. Però avrei un favore da chiederti. In cambio ti offrirò il mio aiuto. Lavori per Londra e ti aspetti che ci fidiamo di te? Aspetta. D'accordo. Se vuoi aiutarci, provalo. Intanto spiegaci che succede. Londra sta costruendo un'astronave. Acquisisce materiale genetico dai Quen. E li sottopone al PSR, una sorta di controllo mentale. Ma altri, come sua sorella, seguono una procedura di selezione. Che cosa significa? Hai una logica impeccabile. Walter vuole lasciare la Terra prima che arrivi l'entità di nome Nemesi. Già lo sapevamo. Intende creare una colonia su un mondo remoto. E l'avevamo capito pure questo, come io. Utilizzando il DNA dei Quen per clonarne la popolazione. Certo. Inoltre ha deciso di portare con sé una piccola cerchia di individui selezionati con cura. Lo usate come servitori. Questi saranno il suo entourage.
che vi ho detto. Una sorta di famiglia che governerà la colonia al suo fianco. Sì. Come? Governerà. Sì. Un'ottima analogia. Però soltanto Walter risulterà onnipotente. Appunto. Posso immaginare come. Diciamo se simpatizzanti, follower. Diciamo così. Corretto. Sulla popolazione e sulla sua cerchia. Così nessuno oserà sfidarlo. Ho una certa esperienza a tale riguardo. Ok, facciamo qualche domandina. PSR. Che cos'è di preciso il PSR? Londra può davvero controllare la mente? La società di Walter estraeva metalli preziosi dagli asteroidi. All'epoca si temeva che, nelle mani sbagliate, tali corpi celesti potessero essere convertiti in proiettili orbitali. Il protocollo soppressione rivolte fu creato come strumento di precauzione per impedire qualsiasi abuso da parte degli astronauti. Tuttavia, il programma venne sospeso in seguito a episodi di spiccata aggressività occorsi ai soggetti. Al nostro arrivo qui, Walter l'ha riattivato, l'ha testato sui Quen e l'ha migliorato. Le cavie sono gli stessi individui che abbiamo combattuto? Sì. Le loro tendenze aggressive li hanno resi molto utili in chiave difensiva. Ora, tuttavia, i membri della cerchia di Walter, i suoi preferiti, ricevono il trattamento migliorato, che li rende remissivi, ma senza la componente aggressiva. Ha già fatto il PSR a Kina? No. C'è ancora tempo per salvarla da questa sorte. Entourage. Dunque Londra sta scegliendo i suoi Quen preferiti e poi lo aiuteranno a governare la nuova colonia? Le chiama audizioni. L'obiettivo è scegliere compagni che gli ricordino i membri della sua cerchia ristretta nel XXI secolo. Londra teme però di commettere di nuovo un fatale errore. In passato, infatti, un suo collaboratore lo tradì. E credo che sia per questo motivo che vuole usare a tutti i costi il PSR per controllare chiunque lo circondi. Vuole amici adoranti, purché non pensino con la propria testa. E Kina farà parte di questo entourage? Corretto. Svolgerà il ruolo più importante. Sarà la compagna di Walter. Cerca qualcuna che gli riporti alla mente la moglie defunta, una famosa attrice. Addirittura costringe le candidate a recitare alcune battute di uno dei suoi olo. Ecco cos'era quello che abbiamo visto prima. Mi viene da vomitare. Quindi c'è un dittatore psicopatico e immortale, c'è niente di più bello. C'è qualcosa di utile che puoi dirmi su Nemesis? Temo proprio di no. Walter limita l'accesso ai file. Sarà per via del fatto che anch'io, come Nemesi, sono un'intelligenza artificiale. Non vuole che impari qualche trucchetto. Vuole proteggersi dal tradimento in ogni sua forma. Allora Walter ti ha creata per servirlo? Sì. Ma la mia personalità non lo soddisfa mai pienamente. Ah, come ci dispiace. Quindi la regola costantemente in base a una matrice modulare con centinaia di attributi diversi. Per esempio, oggi il mio istinto materno è al 52% e la disinvoltura è al 63%, mentre ieri erano rispettivamente al 47% e al 72%. Ha apportato 57 modifiche solamente negli ultimi 7 giorni. Sembra una tortura. La tua è una descrizione accurata. Dici che vuoi aiutarci, ma vuoi qualcosa in cambio. Che cosa? È passato un millennio da quando ho iniziato a servire Walter. Ho eseguito ordini mentre continuava a regolare la mia personalità. Sono stanca. E voglio che questa schiavitù finisca.
Vi farò arrivare a Walter se eliminerete il mio codice sorgente con l'override. Vuoi che ti uccida? Sei sicura? Sì, per favore, fammi riposare. Bene. Ho aperto la porta che vi condurrà a Walter. Ancora non sa della vostra presenza. Inoltre, ho disattivato le difese aeree e marittime della struttura, caso mai tornaste in futuro. Grazie, gentilissima. Grazie. E addio. E adesso sono libera. Sembra che Londra distrugga qualsiasi cosa tocchi. Va fermato. Ci dispiace per l'IA. Ora il vulcano è accessibile. Un po' triste sta parte. Però ci ha confermato tutti i nostri sospetti di quanto questo è maniaco. Ok. La volpe dell'Urk. Grazie. Oh. Ci sei? A Londra non è bastato costruire una nave che avvelenerà migliaia di persone al lancio. Ha manipolato un sacco di gente e vuole diventare il loro dio. Dobbiamo fermarlo e portare via mia sorella prima che sia tardi. Per fortuna ci sei tu, Aloy. Non so proprio come avrei fatto senza di te. Il mio posto è qui al tuo fianco. Movimento! Là! Ti preoccupa, che pensi me? Mossa! Ah! Abbiamo compagnia! Più meno. Non è ancora finita, Aloy! Resisti! Cosa uccidi? Ma dove deficienti lo stai con anche un proiettile, guarda. Anche una freccia. Vai. Ormai resta poco tempo. Devo andarmene dal pianeta accumulando tutto il vantaggio che posso. Devo trovare al più presto una favorita o dovrò accontentarmi. Dopo la favorita. Dopo due generazioni potrò scegliere un rimpiazzo. Intanto ci penso io. Dai, un po' di frammenti, inutili, più o meno, pochi, ma vabbè, va bene così, continuiamo. Siamo quasi a livello 57. Sì, è uscito da poco la volpe. Di non essere in forma. Normale essere nervosi, cara. Vuoi fare una pausa? Due giorni. No, no, no. Ce la faccio. D'accordo, allora. Adesso rilassati. Respira. E quando vuoi, dimmi la battuta. Come potevo starti lontana? Al tuo fianco mi sento appagata. Sento di essere a casa. Perfetto, grazie. Ora sentiamo Kina, ok? Come potevo starti lontana? Al tuo fianco mi sento appagata. Mi sembra di essere a casa. Oh, tu. Tu hai un talento inconsueto, sai? Mi ricordi moltissimo una persona che conoscevo, anche se con una bellezza tutta tua.
Sinceramente mi sento ispirata solo a stare qui di fronte a te. No, sei tu che ispiri me, mia cara. Non ce l'ha fatta la sorella. Sarebbe un problema se ti chiedessi di riconoscere. Oh. Seika, sto lontano da lei. Copertura saltata, mi ricorda qualcuno? Adesso un certo Coitalia. La Vendicatrice Rossa mi ha finalmente trovato. Nova, cosa ci fa qui questa marmaglia? Nova? Nova è morta. Sì. Non avrebbe retto un altro secondo con te, e la capisco. Gli altri Zenith facevano ribrezzo. Ma tu hai un talento inconsueto, vero? Oh sì, sì. Io sono diverso dagli altri, sì. E tra le altre cose, ho scoperto un modo per schiacciarvi. No! Oh, che peccato. Potevi essere la mia star. Ecco come si deve fare, ma certo che mi tornerà utile ora. Mamma mia, mamma mia. Ah, pure potente, ma a livello di mira sta roba fa un po' pena. La camera che impazzisce, non è colpa mia. Allora andiamo 58 su 80, ricarichiamo veloce. Roba da far esplodere, per fortuna. Vediamo pure qualche altra cosa che... eh? Piaciuto? Maledetto. Credo le serva del tempo per capire cosa è successo. Tanto è scappato nel frattempo. Però sa dove trovare altri dei nostri e una delle loro barche è qui vicino. Recuperiamo che possiamo e torniamo a casa. Va bene. Ma poi raggiungimi nei pressi del bunker di Londra. Ha detto di avere un modo per schiacciarci come insetti. Non parlava di quello spinamorte. Hai in mente qualcosa di grosso. Di molto grosso. Ci sarò. Te lo prometto. È il minimo che possa fare dopo che tu... Eravamo in due. Sono contenta, Seika. Beh, ora che Nova ha disattivato le difese Zenith, posso andarmene in volo. Posso anche usare la barca senza problemi. Devo affrontare Londra per l'ultima volta. Ragazzi, mi sa che stiamo per raggiungere le ultime missioni. Questo breve ma intenso DLC, molto molto bello. Per questo episodio è tutto. Siamo rimasti in pochi, anzi nessuno, va bene così. Comunque il DLC sta per essere concluso, ma torneremo a qua a
su TikTok fra 10 minuti. Rimanete, rimanete, ritornate. Noi ci siamo sempre. Da GoItalia è tutto per il momento. A qui, a breve. Ciao a tutti. Ciao.